raffigurazione degli animali ha una lunga storia. Parte dai bisonti dipinti nelle pareti delle grotte frequentate dai cacciatori del Paleolitico e attraversa tutta la storia dell'arte, con risultati coinvolgenti, perché negli animali troviamo aspetti di noi stessi come in uno strano specchio. Questa continuità, potremmo dire zoantropica, si è espressa nei modi più vari. E la ritroviamo negli usi simbolici degli animali nell'arte di tutti i tempi. E i grandi artisti hanno saputo tradurre nelle loro opere il particolare rapporto con gli animali, caratteristico della loro sensibilità. Venendo al nostro tempo, ci si può domandare come viene vissuto questo rapporto nell'epoca della natura soggiogata dall'uomo, della sperimentazione animale e della comunicazione mass mediatica digitale. Una risposta artistica di grande suggestione ci viene dalle poetiche realizzazioni di Enrico Mitrovich, nelle quali gli animali sono personaggi di un gioco materico, ironico e raffinato. Mitrovich, classe 1962, vive e lavora a Vicenza e opera nel campo dell'arte sin dagli anni 90 con una produzione decisamente originale e di grande impatto per la qualità delle realizzazioni, che si avvalgono dei media più diversi. Non è possibile in questa conversazione dare un'idea complessiva delle variegate esplorazioni artistiche di Mitrovich, i cui risultati sono stati esposti in molte mostre personali in Italia e all'estero. Mi limito a presentarvi una scelta delle sue opere in cui compaiono animali, visti da Enrico sempre con una particolare empatia, oscillante tra l'incanto e il disincanto. Incantevoli e incantati sono, per cominciare, i 10.000 cardellini che sembrano cinguettare da altrettanti coloratissimi dipinti di Mitrovich e popolano meravigliosi giardini punteggiati da vaporosi soffioni. È come se l'artista volesse popolare o ripopolare artisticamente il nostro pianeta, dispensierati pennuti. 10.000 cardellini ancestrali è una mostra di Mitrovich del 2018, ma in realtà i cardellini hanno una lunga storia di rappresentazioni pittoriche. Nel 1654 il pittore olandese Karel Fabricius ne ha ritratto uno con grande realismo, ma è un po' malinconico. L'uccello è legato con una catenina. E i cardellini di Enrico invece sono liberi come la materia pittorica con cui sono raffigurati. E comunque, in un bel libro curato da Giuseppe Pontremoli e Andrea Rosso, intitolato L'incredibile storia del cardellino dipinto, sono presentati a centinaia i cardellini della storia dell'arte, e tra quelli religiosi, quelli laici e quelli scientifici, specie Carduelis Carduelis, non potevano mancare quelli della specie Carduelis mitrovicensis. Un altro colorato uccellino per il quale il nostro Mitrovich prova simpatia è il pettirosso, Eritacus rubecula. Come tanti altri volatili, ha un comportamento territoriale e il suo petto rosso, ci spiegano gli etologi, funziona come vistoso avvertimento per i maschi rivali. In questo olio su tela vediamo un pettirosso che fronteggia la squadra di rugby neozelandese degli All Black, che si esibiscono nella haka. Ecco, adesso vi evidenzio il pettirosso con la freccia. La haka, che qui vediamo in una fotografia, è la danza maori finalizzata a impressionare i nemici in guerra, oggi riciclata in abito sportivo. Ma in questo caso il pettirosso non sembra affatto intimidito. E qui addirittura un pettirosso che cavalca un soffione impedisce a una comitiva di sette persone terrorizzate di proseguire. Il dipinto è dichiaratamente ispirato a un quadro del 1924 di Max Ernst, dal titolo Due bambini minacciati da un usignolo. Opera oggi conservata al Museum of Modern Art di New York. Mi pare comunque che Mitrovich riesca a rivisitare con molta leggerezza le inquietudini e le fantasie tormentate di Max Ernst,
generate nel suo caso da traumi e malattie infantili e poi sublimate nella sua arte surreale. Se devo essere sincero, per il pettirosso Dimitrovic provo più simpatia che terrore. Così come trovo molto simpatici questi due cigni nella neve, sia quello che avanza verso di noi, sia quello in secondo piano di cui si vedono solo le zampe. Il tutto è molto elegante e con grande economia di colori. La magia della neve è valorizzata anche in altri dipinti di Dimitrovic, come il giocoso Una volpe e un fiocco di neve e l'elegante minimalista quadro intitolato Verso casa. In un candido mondo di ghiacci, poi, è ambientata anche questa maternità, che è una tenera rivisitazione zoologica, come ci rivela l'autore, di una scultura di Arturo Martini del 1934, Maternità della montagna. La neve è tuttavia anche teatro di drammi naturali, evocati con spirito di compassione da Enrico. Ricordo di aver visto, perché mi aveva molto colpito, la fotografia dalla quale è stato tratto questo grande dipinto del 2004, in cui si vede una femmina di alce circondata da un branco di lupi. La compassione verso gli animali è un tratto caratteristico di molte opere di Dimitrovic. La si percepisce mescolata a una dose di amara ironia nel dipinto Rinoceronte volante. Nella didascalia, una delle famose didascalie di Enrico, si legge bendato, sedato, a testa in giù e avio trasportato. Curiosamente, gli esperti del settore sostengono che sia il metodo meno stressante per trasferire un rinoceronte da un parco all'altro. È un sentimento davvero struggente, ci prende poi davanti a quest'altra opera, Scimmia neonata tra due madri finte. Anche in questo caso ricordo perfettamente la fotografia che l'ha ispirata, pubblicata in origine per illustrare alcuni esperimenti di laboratorio sul comportamento animale. È tesi a dimostrare scientificamente come le piccole scimmie preferiscano madri calde e morbide piuttosto che fredde e dure. Dopo i cardellini c'è un altro animale con cui Enrico Mitrovic ha un particolare rapporto estetico ed empatico, il ghepardo, Acinonyx iubatus. Questo felino maculato, allevato nelle corti principesche medievali, nel 400 aveva affascinato anche Pisanello, uno degli artisti che ha raffigurato gli animali con maggiore passione e, come si vede in questo suo disegno del Codice Vallardi, con grande accuratezza. Ma i ghepardi di Mitrovic sono post-Muybridge, nel senso che possono avvalersi delle fotografie di animali in movimento che Edward Muybridge ha realizzato alla fine dell'Ottocento. E sono i diretti precursori del cinematografo. Qui vediamo la serie di fotografie di un felino in corsa. In questo dipinto di Mitrovic, un ghepardo compie un grande balzo nella storia dell'arte classica, dallo stile dorico a quello ionico, come si vede dai capitelli, e i numeri in alto marcano una progressione o forse costituiscono un codice. Su questo Mitrovic è reticente. Invece lo stile postmoderno viene proprio saltato. Vi ricordate i motivi a texture batterica con cui gli architetti postmoderni rivestivano le superfici dei mobili da loro disegnati all'inizio degli anni Ottanta? E qui li ritroviamo sul capitello dorico che il felino bellamente sorpassa. In questo caso, è un dipinto del 2020, abbiamo un felino policromo che in questi Strawberry Fields celebra la libertà, i fiori, i frutti e i colori per sempre. Forse avete in mente i pesci rossi del dipinto di Henri Matisse, opera del 1911. La buona notizia è che sono ancora vivi e vegeti in questo dipinto di Mitrovic del 2015. Li vedete qui sopra in compagnia di una papera gialla, mentre lì vicino una lepre sta imitando i ghepardi con un balzo sopra al famoso mobile da soggiorno Casablanca di Ettore Sottsass.
Devo ricordarmi di chiedere all'autore una spiegazione sulla lepre. Sono sicuro che mi racconterebbe qualcosa di interessante. Uno dei più divertenti dipinti futuristi è quello di Giacomo Balla, Dinamismo di un cane al guinzaglio. Ebbene, Mitrovic ne ha fatto una cover. Eccola qui, ma con un guinzaglio moderno, allungabile, che lascia molta più libertà di movimento all'animale. Anzi, a guardare bene, la mano della padrona pare proprio che lasci l'animale del tutto libero. Quello di Enrico Mitrovic è veramente un poetico giardino zoologico, senza gabbie, con tanta libertà e amore per la vita e la natura. Ma il suo sguardo è quello contemporaneo, ha la consapevolezza del fatto che il nostro mondo non è più molto adatto alla fauna selvatica. Il territorio è attraversato da rumorosi nastri di asfalto e le trasparenti barriere fonoassorbenti sono invisibili ostacoli per gli uccelli. In questo dipinto, dall'ironico titolo Valutazione di impatto ambientale per un falco, si evidenzia l'uso delle sagome di rapaci applicate sulle barriere per avvertire gli uccelli della letale presenza delle vetrate. Gli storici dell'arte avvertono l'esigenza di attribuire ogni artista a un determinato movimento. Etichettare non è molto facile, tranne i casi in cui l'artista si classifichi da se stesso, come Balla, ad esempio, che a un certo punto ha iniziato a firmarsi Futur Balla. Nel caso di Enrico Mitrovic la classificazione è complicata perché di etichette ne dovremmo usare veramente troppe. Concettuale, pop, impressionista, dada, simbolista, materico, fauve, citazionista, forse un'altra mezza dozzina. Se non fosse per la difficoltà della pronuncia, potremmo classificarlo mitrovicista. La verità è che davvero artista ha sperimentato e continua a sperimentare con i materiali, con i colori, i segni, le forme, le idee. È sempre con quell'ironia che è il segno della vera intelligenza, è la migliore soluzione, anzi il miglior solvente, per i disagi di un mondo non sempre bello. Gli animali certamente non esauriscono la gamma dei soggetti delle opere di Mitrovic, ma ne costituiscono una parte significativa e importante. Grazie per l'attenzione.